Un saluto ancora una volta a tutti gli amici di Readball.com e di Euronics Italia. Ci troviamo sempre allo stand di Toshiba, dove siamo in compagnia qui del Satellite W30T, il computer che abbiamo trovato essere più interessante di tutto il catalogo di ciò che è stato presentato in questo IFA. Questo dispositivo risulta interessante per due motivi essenzialmente. Il primo è sicuramente per il processore che monta, ovvero il nuovissimo Haswell di ultimissima generazione di Intel. Parte di base da un i3, però può essere potenziato fino ad arrivare ad un i7 in base alla configurazione che si sceglie al momento dell'acquisto. Il secondo motivo per cui questo computer risulta essere molto interessante è che è un doppio dispositivo, ovvero un tablet che una volta connesso al dock con tastiera diventa un computer a tutti gli effetti. Abbiamo una batteria interna da 5 ore per quanto riguarda il tablet. Una volta connesso verrà utilizzata anche la batteria presente all'interno del dock, quindi avremo la possibilità di utilizzare il computer fino ad un massimo di 10 ore. Il dispositivo arriva o con un hard disk HDD, dunque normalissimo a 5400 giri al minuto con una memoria interna di 500 GB, oppure una SSD da 256 GB. Il tablet monta una Intel Graphic HD 4200, quindi in realtà non tra le migliori che possiamo trovare sul mercato, ma comunque di buona qualità. Ovviamente supporta Bluetooth 4.0, abbiamo wireless WiDi, che è la nuova tecnologia di cui abbiamo parlato durante i video girati allo stand di Intel, ma soprattutto è Miracast Ready. Ovviamente un'altra caratteristica di nostro interesse è il peso di questo dispositivo. Il tablet pesa 1,2 kg, anche perché è dalle dimensioni abbastanza generose. Troviamo un display da 13 pollici e 3 IPS e connesso alla tastiera invece peserà all'incirca 2,4 kg. Dunque per ora dallo stand di Toshiba è tutto, un saluto a tutti gli amici di Readball.com e di Euronics Italia.